Ciao a tutti, Road to Genova per Genoa Juventus. Questa sera ore 20:45, anticipo della giornata di Serie A. Ciao Carlo. Buongiorno, batte forte il cuore, c'è un sole che spacca i sassi, ma non siamo a Vogliasco. No, iniziamo subito con questa ironia. Vedete che io sono baciata dal sole perché sono tutta illuminata. Quali novità, cosa ci dobbiamo aspettare da questo anticipo e da questo Genoa-Juventus? Allora, faremo due collegamenti, uno è questo, l'altro tra qualche ora. Nel secondo parleremo, diciamo, di aspetti un po' più tecnici e tattici. In questo facciamo alcune sottolineature didascaliche, ma fino a un certo punto, perché insomma in Genoa e Juventus ci sono giocatori che da una parte e dall'altra hanno una storia molto particolare. Parlo di Cambiaso, parlo di Perin, parlo di Dragusin, De Winter, Vogliacco, insomma ne abbiamo tantissimi, ma prima intanto la notizia proprio di pochi minuti fa, Gilardino ha emanato le convocazioni nell'elenco dei 25. La vera notizia è che manca Matteo Retegui, quindi quel 10% di speranza di vederlo impegnato con i bianconeri è sfumato sul nascere. Da segnalare che per quanto riguarda le notizie che ci sono giunte in redazione, pare che ben difficilmente Retegui possa essere disponibile anche per la partita di venerdì prossimo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Si punta a recuperarlo con l'Inter. Intanto la mia compagna di viaggio sta facendo gara di sospiri, perché insomma questa è una notizia che rappresenta una mazzata. Laura, ti coinvolgo subito sui contenuti della conferenza stampa di Alberto Gilardino di ieri, un Gilardino che ha fatto molte puntualizzazioni da allenatore navigato, allenatore che sta diventando esperto. Insomma, ha parlato di leoni da tastiera, ha parlato che nessuno al Genoa gli ha chiesto né la Champions League né lo scudetto. Insomma, un Gilardino poi ha risposto anche a una domanda sui cambi, dicendo: ma cosa devo tenere in campo? La gente con i crampi che poi si stira e poi la gente si lamenta che è infortunata. Insomma, un Gilardino bello carico che mette i puntini sulle i. Non dico alla Sarri, dove dice che insomma l'ambiente della Lazio è molto molto particolare, per non usare termini più coloriti, però insomma il nostro giovane allenatore sta cominciando anche l'arte della dialettica. E questo ci fa piacere, perché insomma lo abbiamo un po' adottato fin dal suo primo giorno da allenatore del Genoa. Insomma, e ci piace che cominci ad accrescere anche la sua personalità anche in conferenza stampa. Ma sì, anche perché comunque è giusto che esprima il proprio pensiero. Secondo me ha sentito negli ultimi giorni molte critiche, insomma, ha sentito un po' di tensione, per cui ha ribattuto e ne ha parlato. Io credo che sia giusto. Secondo me Gilardino molte volte è molto troppo tranquillo in conferenza stampa pre e post, usa sempre queste parole di consapevolezza, eccetera. Invece, secondo me, sarebbe anche giusto che, appunto, esprimesse magari di più quello che lui sente, di più quello che lui vive. E io trovo giusto, mi pare anche una cosa saggia, che risponda alle critiche o comunque a ciò che sente attorno a lui. Poi è chiaro, nessuno gli ha chiesto la Champions League, è altrettanto evidente che insomma c'è un po' di malumore, molti quesiti sulla reale condizione di Retegui, che è arrivato osannato, accolto con grandissimo entusiasmo, un ragazzo che secondo noi si è immerso totalmente nel Genoa, ma che purtroppo i guai fisici lo stanno penalizzando questa sua prima avventura in Italia e al Genoa. A proposito di Matteo, è un po' l'argomento del giorno, ma purtroppo sta diventando l'argomento del mese e anche della stagione. È veramente complicato farsi un'idea, perché insomma
questo ragazzo ufficialmente diciamo ha dei guai fisici molto leggeri, però poi alla fine o sta fuori 2 mesi o sta fuori 1 mese o gioca moltissimo in pochissimi giorni e poi finisce la partita a Monza, però poi ci dicono che ha un leggero infortunio per cui deve dare l'indisponibilità anche in una delle partite dell'anno. Insomma, veramente è una situazione piuttosto complicata da vivere per tutte le parti, insomma, e questo ci dispiace perché veramente doveva essere l'uomo della svolta per il Genoa in campo e a livello di immagine. C'è ancora tutto il tempo perché non siamo neanche alla fine del girone d'andata, però insomma ora più che mai auguriamoci che la ruota possa girare per il verso giusto per il bravissimo Matteo, a cui va tutto il nostro incoraggiamento. Altra sottolineatura importante di Gilardino, notizia a margine ma ormai non è più una notizia, come diceva un mio vecchio collega è una non notizia, ossia il sold out ennesimo al Ferraris di questa sera, 35.000 o giù di lì al Ferraris. Gilardino ha ancora una volta invocato il sostegno del popolo rossoblù, dei genuani veri e non dei gufi. Questa cosa non l'aveva mai detta in un anno. Ma insomma, secondo me alla lunga, siccome lui dice che vive il Genoa 24 ore su 24, che è la sua famiglia, che pensa solo al Genoa, secondo me alla lunga continuare a dedicarcisi, non ottenere punti e sentire le critiche, alla fine credo sia totalmente comprensibile che, insomma, che abbia un po' sbottato a suo modo, nella maniera ovviamente più pacifica possibile, però abbia un po' espresso il suo pensiero in maniera magari un po' più veemente rispetto al solito, quindi secondo me è del tutto comprensibile, perché dal mio punto di vista c'è anche un po' di delusione, no Carlo, per quello che sta accadendo, nel senso che fino ad ora non ha mai avuto la squadra al completo, o se ce l'ha avuta solamente per una gara o due, e insomma alla fine non vengono i risultati e tutto fa perché insomma uno magari condisca la delusione con insomma un po' di nervosismo, ma credo che sia totalmente comprensibile. Questa sera al Ferraris sicuramente ci sarà un'atmosfera che è sempre l'atmosfera unica che si respira al tempio, sì, tutti i genuani dovranno sostenere, ma i ragazzi in campo dovranno mettercela molto. Insomma, un Gilardino che in conferenza stampa ha giocato all'attacco, noi lo ringraziamo perché insomma da giornalisti ci piacciono queste conferenze stampa, non dico sanguigne ma insomma non banali, un Gilardino che ha sottolineato anche il fatto che tutti sappiamo i modi e i tempi in cui è stata allestita questa squadra, come dire, insomma serve un po' di pazienza per allestire un gruppo che insomma ha avuto la conferma della spina dorsale della squadra che ha conquistato la promozione dalla Serie B, ma insomma Gilardino chiede un po' di tempo per compattare e cementare il gruppo. Un Gilardino senz'altro all'attacco, probabilmente ha ragione Laura quando dice che magari insomma ha perso un po' la pazienza, però insomma ci fa anche piacere che Gilardino navighi un po' sui social per capire l'ambiente, l'umore. Ciò detto, va benissimo così, nel senso che a Genova il calcio viene visto e vissuto con tantissima passione e insomma purché si mantenga sempre il limite della buona educazione e delle buone maniere, questo è il calcio che ci piace. Sì, insomma Gilardino che quindi oltre a pensare al Genoa, sicuramente il Genoa pensa a lui e i tifosi genuani ovviamente pensano a lui, ma non credo sia il caso di drammatizzare, anche se è vero che alla fine ci si aspettava magari qualche punto in più dalle gare precedenti e adesso comunque
comunque arrivano degli scontri con delle squadre insomma candidate allo scudetto, comunque con delle rose ben diverse. Secondo me, Carlo, non ci saranno settimane tanto tranquille, io lo spero, però insomma un Gilardino magari insomma così un po' nervoso è anche un po' il termometro di una situazione che si spera possa comunque cambiare, se non altro avere la possibilità di avere i giocatori a disposizione, e questo Gilardino purtroppo l'ha dovuto patire, e in seconda battuta il fatto che magari ci sia un po' di fortuna in più. Ecco, insomma, un dato secondo me che non è stato molto sottolineato, ma insomma ce ne accorgeremo tutti, passeremo vacanze di Natale praticamente sempre con il calcio di Serie A, nel senso che non ci si ferma mai, il Genoa continuerà a giocare di giovedì, sia con la Juve che con il Sassuolo, che con l'Inter, che con il Bologna, non ci sarà la pausa che l'anno scorso c'era stata per i campionati mondiali, e anche in questo chi sarà stato bravo a fare un certo tipo di preparazione nei mesi estivi, secondo me alla lunga ne trarrà giovamento. Abbiamo intitolato questa puntata "Arriva la Juve, servono facce da grifone", nel senso che insomma, poi l'ho sottolineato anche Gilardino, dovremo stare attenti a non fare troppi lanci lunghi, perché se no non ne prenderemo una, ha detto testualmente l'allenatore, perché insomma sappiamo chi gioca in difesa nella Juventus. Un Genoa che punterà molto sulla qualità, molto sulla palla a terra, ma insomma di questi temi tattici e tecnici parleremo nel nostro prossimo collegamento. Ci piace anche sottolineare il fatto che sarà una partita particolare per molti dei ragazzi che questa sera andranno in campo o cominceranno dalla panchina, mi riferisco a Cambiaso, a Perin, a Dragusin, a Vogliacco, a De Winter, insomma, cara Rovellini, scegli un nome e parlacene. Ah, io scelgo come nome, scelgo Perin, perché credo che lo abbia dimostrato in questi anni comunque, ma anche sui social, quando comunque c'è qualcosa che riguarda il Genoa o protagonisti rossoblù, lui è sempre molto vicino alla squadra. Ricordo il post di congratulazioni per insomma il ritorno in Serie A, e al di là del fatto che appunto giochi in un'altra squadra, sia la Juve, tutto quanto, credo che insomma una parte del suo cuore sia rimanga sempre rossoblù. Mi dispiace per Cambiaso, avrei gradito che insomma vederlo con la casacca rossoblù, sta facendo un suo percorso, è stato convocato in nazionale e certamente è uno di quelli che insomma al Genoa farebbero comodo, e sicuramente per loro, ne ho citati due a caso, forse non troppo a caso, insomma quella di stasera non è una partita come le altre. E poi a proposito di Cambiaso, ha dichiarato pochi giorni fa che lui si carica per le partite ascoltando Guasto d'amore. Insomma, questa è una nota a margine molto divertente. Mi piace sottolineare il fatto che è cambiato un po' il vento tra il Genoa e la Juventus. Giustamente Laura sottolinea il nome di Cambiaso, giocatore che è stato valorizzato dalla società rossoblù per poi vendere con un'operazione dove sono stati ricavati parecchi denari. Era questo un altro Genoa che adesso non esiste più. L'altro nome senz'altro più moderno è quello di Radu Dragusin, giocatore scoperto dalla Juventus che poi è arrivato in prestito alla Genoa che lo ha riscattato. Insomma, stiamo qui a fare il bilancino su quanti punti ha il grifone in classifica, però insomma io vedo che una squadra può crescere, fare veramente uno step di qualità soltanto attraverso anche altri segnali, e il fatto di aver acquistato un giocatore dalla Juventus che probabilmente sarà molto appetito anche addirittura in Premier League come Dragusin è un segno di grandissimo elogio nei confronti dei 777. La stessa strada, non dimentichiamoci, la sta ripercorrendo De Winter, che se raggiungerà le 23
presenze in questo campionato con il Grifone scatterà l'obbligo di riscatto da parte dei 777 e dunque anche De Winter potrà ripercorrere l'ottima carriera che sta facendo Dragusin. Sì, mi sembrano comunque queste operazioni, delle operazioni insomma in qualche modo a lungo termine, di prospettiva e di buona, insomma, di buoni rapporti fra società, diverse da quelle che sono state fatte magari negli anni scorsi e che non hanno portato insomma a grandissimi risultati per il Genoa. In questo caso c'è un'attenzione per determinati giocatori e accordi che vanno appunto in prospettiva sulla loro crescita e anche sulla loro redditività. In questo i 777 hanno cambiato la rotta e comunque hanno mostrato di avere lungimiranza sia per la scoperta dei talenti sia per il fatto di comunque riuscire a tenerli a lungo o comunque massimizzare diciamo il profitto. Gilardino è uno di quelli che ha molta attenzione per i giovani. L'ingresso di Fini l'altro giorno nella partita con il Monza ha suscitato molte critiche, ma io credo che faccia parte proprio del DNA di Gilardino, cioè di valorizzare i giovani sempre e comunque, e anche in questo i 777 hanno una particolare attenzione, quindi sì, accordi con le altre squadre, giocatori giovani che stanno crescendo e valorizzazione del, se possibile, del settore giovanile. E allora possiamo chiudere qui questo collegamento ricordando che probabilmente le due squadre si schiereranno a specchio con un 3-5-2 di cui poi vi tracceremo i dettagli nel nostro prossimo collegamento. Al momento, a poche ore dall'inizio del match, pare che Gilardino sia intenzionato a schierare in contemporanea dall'inizio Gudmundsson e Messias, perché insomma serve subito tanta qualità al Grifone per reggere l'impatto con la seconda in classifica. Ci sentiamo più tardi. Ciao. A dopo. Ciao.